Allora, nell'ambito di Torri in Festa, Torri Luce, abbiamo voluto creare un profumo dedicato all'isola d'Ischia. Naturalmente ci siamo affidati a una persona esperta del settore, che è qui presente, Olga Iossa, che già in passato ha avuto un'esperienza eccezionale, perché lei ha creato per le Isole Eolie sette profumi dedicati alle sette isole. E penso che questa sera ci parlerà anche un po' di questa sua esperienza. Lei è l'autrice di questo profumo futuro. Perché questa sera non abbiamo proprio già il profumo, perché per fare un profumo ci vuole molto tempo, che ci illustrerà adesso, però sicuramente ci saranno delle essenze che frutto di una ricerca, no? Sul territorio, uno studio che la nostra Olga ha svolto. Naturalmente Ischia è nel cuore di tutti noi e questa è la ragione per cui siamo qui. Ed è vero che questo progetto realizzato, questi profumi dedicati ad altre isole vulcaniche, questo progetto ha avuto il suo consenso e tutta questa energia che il territorio esprime, un'energia, fisica, insomma, l'acqua bolle, la terra fuma, è un'energia che, nel profumo, riesce a darci, come dire, a restituirci quell'emozione. E soprattutto il profumo è una cosa che si può portare con sé, si può indossare e evocare i momenti in cui siamo stati qui. Quindi legare il territorio, un profumo al territorio è un modo per ricordarlo. L'olfatto ha questo potere di rendere indelebili i nostri ricordi. Profumo artistico nasce per la persona, qualunque cosa si senta di essere. È unisex ed è dedicato a uomini e donne. Dunque, è un piccolo insieme di progetti, sono nove, affidati a giovanissimi designer e anche ad esperti designer. Sono quattro di area nazionale, milanesi, genovesi, romani e quattro o cinque di area più campana. E ognuno ha elaborato un disegno per una confezione del profumo ispirandosi ai temi del profumo stesso. In generale sono progetti che tendono a far utilizzare la bottiglia del profumo anche per altri usi e questo ha a che fare con un'idea di sostenibilità del progetto di design che mai come in questo momento è attuale.